Io ti ho avvertito! Tu vuoi la morte! E l'avrai! Lo vedremo, Orlando! Lo vedremo! Vorrei dire la mia su questa sentenza che ha concluso il processo sulla trattativa Stato-mafia. Non c'è stato nulla. 10 anni di processo iniziato il 27 maggio del 2013 e conclusosi adesso sono serviti a dimostrare che non c'è stata nessuna trattativa. Quindi sono state soltanto coincidenze. Coincidenza, ad esempio, che il covo di Totò Riina, catturato davanti casa, è stato perquisito dopo 18 giorni, lo avevano evidentemente dimenticato. Può succedere, così come una coincidenza è stato il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio, accertato, però può capitare, si erano sbagliati e hanno perso anni seguendo altre vie, così come coincidenza è stata la latitanza di Bernardo Provenzano, 16 anni latitante mentre girava tra Palermo, Bagheria e i nostri ospedali e non solo, così come coincidenza sono stati i tanti anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, che poi viveva normalmente come viviamo noi, anzi no, perché lui sembra che frequentasse anche i festini di Palermo. Sono state soltanto coincidenze. Mi viene un dubbio, non è che sia stato un processo un po' farlocco? Era possibile, secondo voi, che lo Stato si autoaccusasse? Evidentemente c'erano tutti i presupposti affinché si concludesse con una bolla di sapone. Adesso siamo più tranquilli, lo Stato non ha fatto nessuna trattativa con la mafia, sono soltanto persi milioni di euro in un processo completamente inutile. Alla prossima!